Ci sono più, più scuse, ci siamo e, e si avvicina questa partita fondamentale. Secondo me la Champions League, il buon cammino in Champions, tiene attaccato ancora questo vaso che ormai è già rotto a 360 gradi, a partire dal cinese che ormai possiamo dire non è quasi più il presidente dell'Inter, lo è, ma non decide più nulla, è lì. Fino a quando lo chiamano e gli dicono Guarda, puoi tornare, puoi andare a abitare in America o dove vuole lui? No, e stasera come la vedo? Loro partono con un gol di svantaggio. Hanno un gran pubblico. Il clima, il clima molto rovente, sono, sono dei grandissimi provocatori portoghesi, questo lo sappiamo. Eh, noi abbiamo avuto anche Mourinho, anche lui, <ride> insomma, tremendo, un bel personaggio. Giuseppe, eh, gli manca questo Ottavio che al centrocampo per loro eh, è importante per eh, la fluidità proprio di gioco. No? Che ha il porto, e a qualche infortunato, ma non possono fare miracoli nel senso pubblico sarà importante, ma dipende tanto anche da noi. Per quello che riguarda l'Inter. Eh, noi sappiamo che eh, le scelte spesso vengono fatte perché c'è un allenatore con poco polso, parliamoci sinceramente, e per come la vedo io Lukaku Non difficilmente è difficilmente presentabile in queste partite. Qui parliamoci chiaro, ragazzi. Quindi, la vedo cosa giusta tenerlo a sedere, magari dice, eh, ma noi siamo in vantaggio, possiamo giocare in contropiede. Innanzitutto, il zaghi non è parrucca. A me non piace, non piace né in zaghi né parrucca. Ma un eh, giocatore, cioè la sentita Moratti cosa ha detto di Luca, non, non si muove ancora. Poi in quelle partite lì con stimoli particolari è diverso, come quando entrò con il porto con i 20 minuti, però poi dopo le restanti tre partite, quattro in pacella Romelu. Quindi di cosa stiamo ragionando? Come giocherei io se fossi allenatore dell'Inter? Io giocherei con un 3-5-1-1 centrocampo bello imbottito con tutti Brozovic, Michitarian Barella un po' più dietro Cialanoglu e Cialanoglu e Michitarian che si scambiano che si scambiano la posizione con Lautaro Martinez davanti, unica punta perché a parte che la Lula non esiste più non esiste più anche perché per come la vedo io non puoi far tornare Lukaku e guadagna 2 milioni più di dell Lautaro nello spogliatoio si sentono queste cose qui Lautaro nel momento più difficile rinnova, Lukaku scappa, ci fa salutare da Pastorello. Cosa pensavano all'Inter? Che, che Lautaro facesse finta di nulla. Lo vedi, Lukaku prende la palla, non, non parla con Lautaro, va, va da Inzaghi. Quindi quello già ti deve far capire che non c'è più il rapporto che c'era due anni fa. Le cose le sono cambiate. Quindi io giocherei con Lautaro Martinez sull'unica appunto, perché sembra anche quasi che ora si pestino i piedi Lukaku e Lautaro, fateci caso, visto poi anche la posizione in cui Lukaku eh, gioca con i gioca troppo schiacciato in aria, per come vedo il calcio io. E nel secondo tempo, per gestire la palla, metterei metterei Un'altra cosa che mi ha fatto notare anche il mio amico Michele, e saluto, è eh, che si è riaffacciato Andanovic da quando Brozovic gioca. Occhio alla lite, occhio alla lite, Gecco. Unana perché Gekko, secondo me è così, non so nulla, ma secondo me Gecco Brozovic stanno dalla parte di Andanovic. Non stanno dalla parte di Unana perché Andanovic non gliene frega nulla, vuole giocare. Che senso ha fare turn over con i portieri? Ma io questo te l'avevo detto a inizio stagione: occhio perché Inziaghi, come ha fatto alla Lazio, alternerà i portieri. E se un allenatore si vuole sparare su Gizzebedei deve fare solo una cosa, un allenatore. Per spararsi da solo su Ghizebedei alternare il portiere da quello che sta facendo Izzani. Che ha incominciato a fare, ma da quando me l'ha fatto notare anche il mio amico Michele da quando è tornato Brosovic in campo? Che guardando la formazione ad ora sembra che Brosovic stia in panchina, che giochi Mikitarian, Barella e Cialano, Giacomo, Lautaro davanti. Io giocherei un 3-5-1-1, però. Un bel centro campo di palleggiatori dove hai un po' tutto hai gente sa giocare a calcio. Hai Barellino comunque che ha tanto atletismo troppo falloso! Troppe ammonizioni! Però comunque tra Cialanoglu e Barella e lo stesso, Brozovic che sulle linee di interdizione è fortissimo. Brozovic e, e, e soprattutto con il croato la difesa è più protetta perché. Cialanoglu da play gioca in una maniera e Brozovic gioca in un'altra lo abbiamo detto mille volte con Cialanoglu prendi molti più gol acquisisci tante cose in più rispetto a Brozovic tipo la velocità di palla tipo anche che gli avversari non hanno un punto di riferimento per fare pressing con Cialanoglu con Brozovic acquisisci ancora altre cose ma con Brozovic acquisisci anche la gestione della palla ovvero sia quando Brozovic è pressato Riesce comunque a giocare la palla in maniera pulita, cosa che fateci caso a, a Cialanoglu riesce un po' meno. Quindi sono due giocatori totalmente diversi. Io li metterei tutti io stasera a centrocampo con Aslani in panchina, che come primo cambio, purtroppo, però Aslani sembra che non lo so cosa, cosa abbia fatto questo ragazzo per meritarsi questo trattamento. Comunque sembra che Aslani non debba, non debba e non possa. Eh, più giocare, quindi eh, stasera è una partita fondamentale, te lo ripeto c'è un allenatore che ha poco polso, che le scelte le scelte non ti rivolgono che le pongono, ma le fa anche per tenere diciamo accanto a sé persone che gli fanno, che gli fanno comodo per tenere un po' lo, 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 lo spogliatoio unito, ma la Champions League ad oggi è stato l'unico collante che ci ha permesso ancora di non tirarci i sassi tra di noi Ecco perché perché comunque si vede c'è confusione, si vede che c'è una gestione che c'è una gestione che non va bene dell'allenatore. Dirigenti che non parlano e che addirittura ridono durante l'allenamento e ci sono tante cose. No? Il cinese non ha più una lira e chi ha creato un miliardo e mezzo di debiti, e ne parleremo con Effenberg in live eh, a giorni, cioè eh, di cosa vogliamo ragionare. Quindi il presidente che, ha due, che, 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 che gli hanno messo altre due udienze, che ha processi, che è accusato di film a ma, ma ragazzi, ma dove vuoi andare, Orichinese? Ma di cosa vogliamo ragionare? Il passaggio del turno sarebbe una grandissima gioia. A livello economico non cambia nulla, è una goccia nel mare a livello economico, ma per noi tifosi sarebbe una grandissima soddisfazione passare il turno. Il problema è che c'è da andare lì, c'è da giocare, c'è da fare una partita, c'è da essere forti mentalmente. mentalmente l'Inter non le ha mai sbagliate queste partite. Diciamolo alla fine. Diciamolo alla fine l'Inter non le ha mai sbagliate queste partite. Perché prima va giocata e poi dopo, poi dopo se ne parla. Vediamo l'allenatore che scelte farà stasera. Io te l'ho detto, forse allenatore dell'Inter, te lo dico per la terza volta, io imbottirei un bel centrocampo dove potresti avere un mix di atletismo e tecnica, visto che comunque devono essere loro a fare gol. Non ti sto dicendo di giocare in contropiede, ti sto, sto dicendo di giocare eh, non tutti all'arebbaggio, come spesso si fa, perché spesso noi con i tre centrali dietro che marcano una punta ci sono tre centrali che marcano una punta e ti trovi i due centrali a fare gli attaccanti aggiunti. Che senso ha? Che senso ha vederti i due centrali che fanno gli attaccanti che sono in aria? Sono 7-8 in aria. Poi dopo becchi i piedi, pum, e prendi gol. Speriamo bene, l'attenzione sale per tutti, non è che sale solo per te, l'attenzione sale per tutti. Speriamo, speriamo di continuare la scia positiva che c'è in Champions League. Il Porto non è una squadra insuperabile, ma non è nemmeno una squadretta. Io lo dicevo da prima della partita a Milano perché prima dell'espulsione di Ottavio lì, Ottavo nono come si chiama, quello lì la partita è stata molto molto equilibrata, poi l'Inter ha meritato di vincere ci mancherebbe, ma occasioni noi occasioni loro, occasioni noi occasioni loro, quindi non caschiamo nelle trappole di provocazione che ci tenderanno stasera, cerchiamo di stare tranquilli e di giocare come si sa, perché è qui che si vede chi c'ha le bulls in queste partite qui e io un giocatore Mabrosovic lo fai giocare sempre, per esempio, ti ripeto, ho visto lo danno in panchina, io un e io un giocatore, giocatore Mabrosovic in queste partite qui non rinuncerei mai, per esempio. Mi sta bene, magari tu voglia giocare un due punti e metti cieco perché Luca non c'è, lo butti dentro gli ultimi 20 minuti, ma io ad un giocatore Mabrosovic, soprattutto in una partita del genere, un centroampista che riesce a interdire le linee di passaggio. Come Brozovic, soprattutto per una squadra di giova mi Porto, io non rinuncerei. Poi magari stasera lo vediamo in panchina e, e tanto, ragazzi, cioè è inutile sta a fare tanti discorsi. Se il risultato è positivo, l'allenatore ha ragione. Se il risultato è negativo, non vorrei essere iniziali, c'è poco da fare, per perdi 5 milioni all'anno. Simone o sì. Cosa pretendevi? Di venire qui a vincere la Coppa Italia? Non ce ne frega una sega a noi della Coppa Italia. Devi fare altre cose rispetto alla Coppa Italia a partire da stasera indipendentemente dalle scelte a cavolo che fai Spis dai, ciao Inter, ci becchiamo più tardi dai, dai, dai